Dottor Paolo Di Prima è il nominato nuovo direttore generale di Ato Toscana Sud, è un manager pubblico, attualmente lui è il direttore generale di una un'autorità di ambito provinciale, sostanzialmente la provincia di Venezia, che però contiene non solo Venezia ma anche tutta la zona di costa, quindi è un elemento che dal punto di vista della produzione di rifiuti e del numero di persone servite è addirittura superiore alla Toscana regionale e quindi ha le competenze per poter svolgere questo compito. Oltretutto precedentemente a questo ruolo è stato direttore all'Ater di Venezia e ancora prima direttore di un importante gruppo bancario, quindi assomma su di sé tutte le caratteristiche che sono utili in questo momento per governare un rapporto di grande delicatezza tra l'Ato Toscana Sud e il gestore Sei Toscana. È stato selezionato sulla base di un accordo intervenuto tra l'assemblea dell'Ato da me presieduta e la presidenza regionale. C'è stato un po' un ping pong tra noi e il presidente Rossi e alla fine dei saldi poi c'è stata anche un'espressione di parere formalizzata con una lettera scritta ma indirizzata da parte di Rossi su questo nome e quindi sarà il nuovo direttore. Il commento è che il momento è delicato e Paolo Di Prima c'ha un compito molto difficile, tant'è vero che io gli ho fatto gli auguri di buon lavoro, gli ho detto dottore quando vuole mi venga a parlare perché abbiamo temi veramente scottanti sul tavolo. Devo anche dire come commento generale, se ho letto la fortezza Medicea, è un classico per i toscani rivolgersi alle armate straniere quando ci sono problemi in casa e noi abbiamo un problema in casa. È un ato territoriale molto importante, il più grosso della Toscana, il nostro, che si interfaccia con un gestore di origine sostanzialmente toscana che in questo momento non gode di buona salute, penso ai recenti provvedimenti di tipo fallimentare che hanno riguardato aziende che facevano parte della società che governa i rifiuti della Toscana. Questo significa che ancora più attenzione deve essere posta da parte nostra sul sistema, sulla raccolta, sullo smaltimento. Cioè, non c'è stato un solo sindaco che abbia detto no, va bene l'ato unico regionale. Le motivazioni che io ho addotto in una bozza di atto di indirizzo sono state in gran parte condivise, ma non in maniera complessivamente esaustiva ed esauriente. Se si fosse andati al voto ci sarebbe stata un'assemblea divisa, cosa che non voglio assolutamente perché il tema è talmente importante, talmente generale e tutto sommato ha una condivisione generalizzata che ho preferito ritirarlo e rimandarlo a una prossima riunione assembleare, dando la possibilità ai sindaci di intervenire sul testo per apportare le modifiche che ritengono opportune, perché alla fine vorrei arrivare, anche se forse sarà impossibile, se non all'unanimità ma a una larghissima maggioranza dei presenti, perché è un atto che impegna tutti noi sindaci nei confronti della presidenza regionale. Poi ci sono le stratificazioni politiche che possono portare dei distinguo, però credo che il tema di fondo, che è poi quello primo, i sindaci vogliono essere ascoltati quando si decide la sorte dei territori in termini di servizi. E secondo, che l'efficienza che ha raggiunto l'Ato Toscana Sud, nonostante tutto, nonostante la decapitazione di novembre, è a un buon livello, non vogliamo buttare di sperdere questo patrimonio di conoscenze e di gestione amministrativa e tecnica che ci siamo costruiti con fatica. Quale sarà il primo tema su cui chiamerà appunto ad interessarsi il nuovo direttore? Ma non c'è dubbio che la prima urgenza è quella di cominciare a parlare del corrispettivo d'ambito che lo scorso anno abbiamo approvato una settimana prima che scadessero i termini per i comuni di mettere il corrispettivo nei rispettivi bilanci, quindi quest'anno dobbiamo cercare di portare a casa il risultato se non per il 31 dicembre ma comunque non oltre il mese di gennaio e quindi è un tema sul quale dobbiamo confrontarci subito. Vi è poi la difficoltà, come sapete, di molti comuni, rappresentata da molti comuni, del costo del servizio, quindi anche questo è un tema che andrà affrontato rapidamente con il nuovo direttore generale. Non è poi da scordarci il fatto che il gestore è commissariato, quindi la prima cosa da fare sarà conoscere da parte del direttore generale i commissari e cercare di intessere con loro un rapporto costruttivo per arrivare alla fine a quello che di cui tutti noi abbiamo bisogno, cioè un buon servizio erogato a costi ragionevoli.